Loris, accendiamo. Ecco, siamo. Accendiamo. Grazie mille. Ero preoccupato, appena detto, devo vedere. Ciao Marghetto. Prendi in bicicletta Paolo. Posizione di loro durante l'emergenza di Moglia nel campo, e abbiamo curato un po' con la logistica e li abbiamo aiutati nella logistica per quello che potevamo fare. Ora il comandante consegnerà le targhe a chi ha partecipato. Grazie. La scorsa estate abbiamo dovuto far fronte ad un'emergenza nuova per questo territorio che ha colto di sorpresa la popolazione e noi stessi, il terremoto. Infatti in provincia di Mantova, secondo la zonizzazione sismica vigente, ci sono solo comuni di bassa o bassissima sismicità, classificati nella terza e nella quarta zona sismica. L'emergenza sismica è iniziata con la scossa. Il soccorso tecnico urgente ha sempre la precedenza. L'emergenza sismica, iniziata con la scossa della notte del 20 maggio, si è protratta fino al 27 luglio, quando l'ultimo campo di accoglienza è stato chiuso. Durante l'emergenza abbiamo effettuato complessivamente 7.740 interventi, di cui 5.750 verifiche statiche. 7 giugno. La convenzione tra l'Associazione Nazionale Vigili del Fuoco, qui a Mantova rappresentata da Fuochi, Maurizio Fuochi, e il Dipartimento, prevede che il comando possa valersi, in caso di eventi calamitosi, degli ex Vigili del Fuoco in supporto ad attività di gestione delle strutture logistiche, piccolo o grande che sia, per la scrittura della storia dei Vigili del Fuoco di Mantova. Grazie. Grazie comandante. Partiamo, no, la consegna quindi. Anghi Mario. Bellani Luigi. Bellati Davide. Bertolotti Mauro. Bertolotti Mauro. Bottaro Lucio non c'è. Bresciani Luciano. Bresciani Luciano. Non mi sembra, non l'ho visto. Davide Cremonini. Cremonini Davide. Grazie. Giovanni Fiore. Giovanni Fiore. Giovanni.
Genoesi Franco. Genovesi Franco. Genovesi Stefano. Genovesi Stefano. Bernardini Donato. Bernardini Donato. Malavasi Loris. Malavasi Loris. Raimondi Sandro. Rambaldi Guido. Rambaldi Guido. No, guarda, sono due. Guido, Guido, ti giri, grazie. Turina Giovanni. Turina Giovanni. Zamboni Paolo. Zamboni Paolo. Stai filmando, eh? Paolo. Sottoscritto Fuochi Maurizio. Subita per lo scoppio di un ordigno bellico durante un'incursione aerea. Giglioli Mario. Il giorno 14 marzo 1945 veniva comandato per servizio oltre Po. Doveva cercare di acquistare generi alimentari per la mensa del corpo. Nel ritorno, mentre attendeva all'accesso del ponte di San Nicolò Po, che transitasse una colonna di autocarri, veniva travolto da un trattore germanico messosi improvvisamente in moto, decedendo sul ponte. Costi Luigi, il 24 marzo 1945, veniva richiesto l'intervento per un incendio verificatosi a Rivalta, in seguito mitragliamento aereo lungo il percorso, precisamente nel tratto di strada fra Castelnuovo e Curtatone, l'autopompa veniva a sua volta mitragliata da una squadriglia aerea. Il vigile volontario Costi Luigi, nello scendere dalla macchina ancora in moto, non sufficientemente legato al resto della muratura. Venuto a mancare tale appiglio, perduto l'equilibrio, precipitò a terra. Prontamente soccorso e trasportato all'ospedale, vi decedeva il 28 novembre 1957. Cremaschi Luigi, il 2 novembre 1977, è intervenuto con la squadra per incendio in uno stabile di civile abitazione in località Corte Pilla, in comune di Bigarella. Bonini Franco, 1956-1957. Borelli. Arda nei nostri petti la fiamma del sacrificio. Fa più ardente della fiamma il sangue che ci scorre nelle vene. Vermiglio come un canto di vittoria. Quando la sirena urla per le vie della città, ascolta il palpito dei nostri cuori votati alla rinuncia. Quando a gara con le aquile verso di te saliamo,
ci sorregga la tua mano piegata, quando l'incendio irresistibile avvampa, bruci il male che si annida nella casa degli uomini, non la ricchezza che cresce, la potenza della patria. Signore, siamo i portatori della tua croce e il rischio è il nostro pane quotidiano. Un giorno senza rischio non vissuto, poiché per noi credenti la morte è vita, è luce. Un giorno senza rischio per noi non è vissuto. Perché per noi credenti la morte è vita e luce. Il terrore dei crolli, no. Il furore delle acque. La nostra vita è il fuoco, la nostra fede è Dio. Il Santo Marta Marti, così sia. Ascolta, son bella, zitta! Qui non sono lo fesci. Oh Paolo, era una bestiolina, no, storia, una bestiolina, ma non nasconderti Giuseppe. Aspetta una foto, fai una foto con questi qui. Guarda il turino, Sono 10 euro ogni foto. No. Leo cristiano, per i più tini il voto. Però prima non mai finita, adesso c'è la sua storia. È bellissima questa barriera qua. 508. Il suo colore anni 18. È urata fino al ciao bella. Ciao Giancarlo. Ma che ho usato, no? Perché ho detto di tante.